sicuramente un binomio azzeccato, perché penso che non si possa pensare a una cosa senza pensare all'altra. Chievo la penso come la società che ha saputo fare grandi cose in una realtà molto piccola, e quindi merito di una struttura, di una competenza che c'è sempre stata. Ricordo il primo giorno che ho incontrato Sartori per la firma del contratto, e una persona che mi ha sempre regalato emozioni, nonostante sia a vedere molto, molto serio, però quindi quando si pensa a lui, almeno fino ad oggi, si pensa anche a lui. Se penso a Campedelli, penso veramente una persona, un presidente che ci sta mettendo tutta la passione che ha per il calcio, per la gestione di questa squadra. È una persona che va un po' fuori dagli schemi di tutti i presidenti che ci sono nelle squadre di calcio. Una persona che probabilmente, se non la conosci, non pensi neanche che possa essere il presidente di una squadra di Serie A, per modo di fare, per modo di essere. E questo credo che l'abbia contraddistinto assolutamente nel nostro palcoscenico. Io credo di essere stato molto fortunato nella mia carriera ad aver incontrato dei grandi maestri. E ad oggi, con la consapevolezza, insomma, di essere una persona maturata e cresciuta nel pensiero, mi rendo conto, facendo un passo indietro, che anche le persone o gli allenatori che ho avuto in passato, dove probabilmente contestavo i metodi o pensavo che potesse esserci una verità diversa da quella che mi facevano vedere, ho saputo prendere anche da loro. Sicuramente l'allenatore che anche ad oggi sta dimostrando di essere al top per il lavoro è Claudio Filippi, che ha saputo trasmettermi tanto sotto i punti di vista sia del ruolo che anche di gestione del ruolo. Non voglio assolutamente mancare di rispetto a tutti i preparatori che non ho menzionato, ma era semplicemente, insomma, per dare un'idea di quelli che probabilmente sotto la mia formazione hanno saputo dare un qualcosina in più. Sì, ormai la linea è stata tracciata, ho preso in considerazione l'opportunità che mi è stata data dalla società, un'opportunità molto affascinante e interessante, perché vado a confrontarmi con quello che più credo di essere portato in questo momento, che sono i giovani. Andrò al settore giovanile, comincerò un nuovo percorso, seguirò da vicino quotidianamente tutti i portieri del settore giovanile con tutte le attività che ci saranno all'interno del centro, e questo lo farò con la massima semplicità possibile, ma con la consapevolezza che in tutti questi anni penso di aver imparato sotto il punto di vista del portiere tanto, e spero di poterlo trasmettere. Ma questo, da un altro lato, sono convinto che saranno i ragazzi stessi a insegnarmi qualcosa. Siccome io chiudo un ciclo sotto un certo punto di vista sul calcio giocato, ma ne apro un altro, mi piacerebbe poter interagire molto con questi ragazzi, poter insegnargli quella che è la cultura del calcio, del ruolo in particolare, e soprattutto per chi si trova già all'interno di una società come questa, di poter avere un'opportunità e di poterla sfruttare al meglio. E quindi la linea è tracciata, sono felice di quello che andrò a fare e spero di poterlo fare nei migliori dei modi e di poter raggiungere gli obiettivi che mi sono prefisso. Mi hanno fatto un regalo, mi hanno detto: guarda, ti hanno lasciato in sede
regalo per te, un omaggio, e piacevolmente sono andato a ritirarlo. E era un libro di Umberto Saba con una serie di raccolte di poesie, e mi ha dedicato questa poesia Gol. Gli è venuta in mente questa poesia perché nell'ultima partita giocata, quando abbiamo fatto il gol del 2-1, gli è venuto subito all'occhio una squadra che si abbracciava e l'unico elemento della squadra che era da solo a festeggiare lontano dal resto della squadra. Il gol parla proprio delle due persone contrapposte, che sono il portiere che subisce il gol, che viene poi aiutato da un compagno in lacrime, perché comunque quando si subisce un gol è, non dico un'umiliazione, ma è comunque sia un qualcosa che chi ha fatto il portiere può capire cosa vuol dire, e dall'altra l'altra faccia del portiere che gioisce, che alla fine è un po' anche la vita, no? Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e si gioisce, e altri in cui le cose non vanno per il verso giusto. La cosa piacevole è che alla fine siamo tutti però nello stesso posto, e quindi a distanza di breve c'è chi vive situazioni contrastanti l'uno dall'altro. Ed è stato un piacevolissimo regalo che ringrazio pubblicamente. L'ho ricevuto veramente con piacere. Leggendo questa cosa ha fatto centro su quello che ho sempre pensato del ruolo, che ritengo che sia uno sport singolo all'interno di uno sport di gruppo, perché noi maglia diversa, siamo sempre un po' isolati, siamo quelli che siamo bravi o non siamo bravi, quindi viviamo un po' per conto nostro, tra virgolette, questo ruolo. Io porto via una valigia di ricordi e di immagini che mi porterò dietro. Sicuramente la Coppa della Serie B è stato un momento da mettere nelle immagini ricordo, perché fare comunque la risalita subito è stata fondamentale, importante ed emozionante. Se devo mettere via una fotografia, probabilmente metto via comunque quella dell'ultima partita con Capitan Zanetti, Capitan Squizzi, che si danno la mano, si cambiano il gagliardetto, e quello è l'immagine che sto già facendo preparare un poster che metterò in casa. Questa me l'ha fatta tornare alla mente mio papà, perché un giorno tra i cimeli e i ricordi e fotografie del passato mi porta una busta con dentro qualche immagine, il tesserino, primo tesserino di quando ero andato a Novara tanti anni fa, e all'interno c'è un tema che scrissi, non mi ricordo se era in prima elementare, i primi temini che si facevano, dove il classico cosa vuoi fare da grande. Quando ho letto il tema, devo essere sincero, non ricordandomi quello che avevo scritto, ero rimasto abbastanza sorpreso. Sorpreso non di ciò che avevo scritto, ma di ciò che avevo fatto. Il tema parlava di un Lorenzo che sognava di diventare un calciatore di Serie A, sognava di avere una famiglia con 3 figli, di avere un cane e di avere una casa con un po' di giardino per poter far correre i miei cani. Questa era quello che sognavo, questo è quello che attualmente ho, e so che se ho coronato questo sogno, al di là delle fortune che uno può avere, penso di averci messo del mio nei momenti difficili, dove ho saputo tirar fuori il carattere, ho saputo resistere agli urti, ho saputo resistere alle persone che mi dicevano che non ce l'avrei fatta, e questo mi gratifica tanto. Credo che ci sia poco da aggiungere, perché il tema e ciò che ho fatto nella vita forse parlano da soli, e cosa dire, mi sento una persona molto fortunata.